Un evento che troviamo molto significativo proprio sotto il profilo del marketing territoriale, perché raccoglie a Lecce numerosissimi espositori ma tanti visitatori. Come diceva lei, l'abbiamo sostenuto proprio individuando uno dei siti più importanti che l'amministrazione, diciamo, rende fruibile, appunto le sale del castello di Carlo V, anzi l'intero castello, e proprio per dare risalto all'importanza della manifestazione. Non è il classico mercatino enogastronomico, ma qui c'è l'eccellenza dei rosati provenienti da tutto il mondo. La promozione di questo territorio avviene attraverso principalmente il passaparola, la gente che viene a Lecce parla benissimo della nostra città e di questo siamo orgogliosi, ma viene anche attraverso iniziative di questo tipo che non sono strettamente connesse all'itinerario turistico ma più all'evento che fa conoscere la città. È una quarta edizione che parte giovedì 8 giugno a Masseria San Lorenzo con una tavola rotonda che vede il perché del vino rosato in Italia non decolla come invece all'estero, quindi è una tavola rotonda dove ci saranno esperti di settore che si confronteranno e potranno fornire degli spunti utili a tutti gli ospiti presenti. Dopodiché Castello Carlo V, 9 e 10 giugno, banchi di assaggio con circa 180 etichette in degustazione, una selezione di food in abbinamento ai vini rosati, musica, degustazioni con seminari guidati a cura di Ice Lecce e Slow Wine e poi tanti altri divertimenti. Una bellissima opportunità per quanti vogliono approcciarsi al mondo della conoscenza dei rosati appunto a livello internazionale, una bellissima opportunità anche in termini di confronto del nostro territorio che ha la possibilità di confrontarsi e poter dimostrare una volta in più l'importanza strategica della carta d'identità del nostro territorio che è appunto il rosato salentino in particolare. Le differenze ovviamente delle varietà sono tante e quindi la possibilità di intercettare le diverse piacevolezze, gradevolezze, equilibri dei vini sono altrettante. Avremo la possibilità anche di fare una panoramica bellissima per quanto riguarda il mondo delle bollicine, il vino spumante metodo classico, a partire da varietà differenti e da territori completamente differenti.